Porta e Cuore. Buongiorno. Dove siamo andati a sto giro? Quest'oggi non sono andata a casa di un calciatore, ma di un numero uno del basket italiano, una colonna portante della nazionale, Massimo Bulleri, e c'era anche sua moglie. Hai capito? Beh, tutti lo conoscono perché è uno importante in Europa, si è fatto ben conoscere, ma la domanda è: cosa ci racconti dell'incontro tra le mura domestiche? Allora, guarda, mi è piaciuto in modo particolare andare a trovare questa famigliola, questa coppia, proprio perché sono delle persone semplicissime, molto unite, che si conoscono da ben 9 anni. Pensa, si sono conosciuti il 30 giugno di 9 anni fa e si sono sposati il 30 giugno di quest'anno. E la vita, va da sé che è cambiata, perché cambia, se cambia. Si erano conosciuti in spiaggia a Cecina, sono entrambi di Cecina. A Cecina, sì, dove a c'è Cecina. Il club del Maggiolino. Ecco, vedi? Per il Dismoa. Un esperto, e colpo di fulmine, si sono frequentati per un po', si sono innamorati follemente e devo dire che sono una coppia veramente dolcissima. Oh, e adesso vediamo queste immagini del campione del basket, alto 1,88, 1,88, pesa 85 kg, ma insomma anche un bel peso forma, sì. E si è guadagnato il soprannome di Bullo, legato però al cognome. Bravo, vada bene, perché è uno corretto, così. Serio, né? Che la testa al solito posto, cioè sul collo. Esatto. Claudia, ciao! Ciao! Ciao Massimo! Ciao. Oh, che bella coppia! Adesso voglio vedere la vostra casa. Mi fai strada? Voi siete qui da un paio d'anni? Da un paio d'anni, sì. Siamo arrivati a settembre 2005. No, perché voi siete toscani? Sì. Sì, siamo toscani di Cecina, provincia di Livorno. Siamo da 2 anni, ci siamo ambientati molto bene. Città bene, Milano è una città veramente super. Anche molto tutto bene. Sì, sì. Bene, bene. Qua inizio già a vedere. Ecco qua, qui siamo in sala. Ditemi, iniziamo a parlare della splendida carriera di Bullo. Perché tu sei soprannominato Bullo per il cognome? Sì, solo per il cognome. Non è proprio un nome che va per la maggiore adesso. Senti, complimenti, perché comunque, anche se purtroppo gli europei non sono stati fortunati come speravamo, però tu sei stato il migliore. Sì, vi ringrazio, però parliamo dei ricordi migliori. Bella, no, niente, qui siamo dopo la finale delle Olimpiadi con la medaglia d'argento al collo. E tu, Claudia, lo segui sempre? Ma in trasferta non molto. Ah, no. No, perché vanno, giocano e tornano, quindi non riesci neanche a visitare forse le città dove vanno. Però insomma, quindi tu sto hai a visto casa. La sua carriera crescere gradualmente, una bella sensazione, sì, perché sì. Siete insieme da tanto. Crescere, sì, perché siamo insieme dal 98, quindi primi anni... 9 anni abbondanti. Sì, 9 anni abbondanti. Ma io lì vedo che c'è la cucina. Ah, sì. Blu. È una brava cuoca. Molto. Però lo fai rimanere in sì, forma. Bisogna, perché altrimenti... Qual è il piatto che cucina meglio e il suo preferito? Il piatto che cucina meglio, ora mi prendi un po' la sprovvista, però il pesce lo fa abbastanza bene. È il suo preferito, ma la pasta in la generale, pasta. Qualsiasi tipo di siamo pasta. Italiani, ci piace il primo. Bene, qui vedo un bel salotto. Mi piace stare la sera riuniti, magari con amici oppure tanto. Da soli. Come siete? Come vedi? Sì, sui divani. Ci mettiamo lì, perché se siamo in due si occupa praticamente tutto. Vivere con uno sportivo che non sia un calciatore, dai, racconta un po' alle signore che ci guardano da casa. Com'è la vita? È una vita alla fine normale. È questione di abituarsi ai loro orari, perché sono magari diversi da quelli di un altro lavoro, quindi orari con allenamenti mattina, pomeriggio, e arrivano tardi, sono tanto spesso via. Io voglio vedere l'altra parte della casa, mi portate, cosa ci sono? Claudia, vedete Claudia, siete comandi. Dai, ora daremo la parola. Siamo a due. Hai visto come, che bella moglie? Come unire l'utile al dilettevole. Siamo qua, ci divertiamo, una partitina, ci rilassiamo. Tutt'altro genere di casa, rispetto a quelli del calcio, quelli del basket, più sobria, Alice, non c'era neanche un plasma a pagarlo a peso d'oro. Ma com'è nata la passione di Bulleri per il basket? Allora, guarda, suo fratello giocava a basket quando era piccolino, quando aveva 5 anni, è più grande di lui. Allora lui si è appassionato, ha iniziato a seguirlo, poi il fratello non è più andato avanti, ha fatto tutt'altro. E invece lui è diventato sempre più bravo, poco alla volta, è andato a Livorno Basket, poi dopo a Treviso e adesso all'Armani Jeans di Milano. Però tanti spostamenti di lei per seguire la carriera sportiva di lui. Hai detto proprio bene, pensa che quando è andato a Treviso lei ha dovuto lasciare anche il lavoro, faceva...
lavorava in banca e l'ha seguito. Non è stato tanto traumatizzante però quello spostamento, bensì lo spostamento da Treviso a Milano, perché non erano abituati alla grande città. Treviso è una chicchetta, è carina, è sfiziosa. Quindi mi raccontava Claudia che non è stato facile. Però Milano è sempre un gran Milano. Milano. Adesso si trovano bene, anche perché il contratto ce l'hanno per ben 3 anni, per cui per rimarranno cui, ancora lì. Va da sé. Oh, Bulleri ha conquistato 2 scudetti. 3 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiane, una coppia Saporta e un secondo posto in Eurolega. Per di più è stato nominato più volte miglior giocatore del campionato italiano. Scusate, è nostro. Scusate, ma, poco. Claudia, che rapporto ha con il mondo del lavoro del marito? Allora, lei è amica di diverse mogli dei calciatori e pensa un po' che è una sportiva, perché giocava a pallavolo a livello anche, voglio dire, ad un certo livello, non certo ai livelli del marito, però era proprio brava. E mi raccontava questo aneddoto, che proprio a Cecina tutte le sue amiche che giocavano a pallavolo con lei erano fidanzate con dei giocatori di basket, anche loro non importanti come è diventato poi suo marito, però c'era questa particolarità, pallavolo e basket. Essenze sferiche ovunque. Allora, torniamo a casa Bulleri e vediamo cosa è successo. Tutta in famiglia, tutta Bulleri, in famiglia. Bulleri. Wonderful bambina. Venite. Eccoci qua. Che bella, come luminosa. Guarda un po' questo colore. Che sorpresa. L'album del matrimonio. E che poi siete freschi spose, vero o no? Quando vi siete sposati? Che bello. 30 giugno. Esatto. Tra poco allora, bellissimo. Chissà che bel matrimonio, eh? Bello, come è stato? Tantissima gente oppure sì, intimo? Sì. No. Tutti i nostri amici, chiaramente parenti, poi anche qualche mio ex collega. Sì. È stato veramente una bella dove giornata. Dove vi siete sposati? In Toscana. In Toscana. Sì, era logico. My funny piccolina, I love you so. Ma là vedo delle foto di bimbi, che belli. Chi è questa? Questa sono io. Sei tu? Con i riccioli. Ah, è vero, adesso sono dritti. Purtroppo. No, sono belli anche così. E questo sei tu allora, deduco? Sì, avevo i capelli. Chi ha i capelli? Sì, li avevo ancora adesso. Ma cosa dici? Beh, insomma, a questo punto non mi resta che chiedere, ma bimbi vostri quando? Avete intenzione presto? Quando è la domanda giusta, poi la risposta per ora non c'è. Io spero presto. Ci sono lavori in corso? Ma meglio non dirlo, non vai. Diciamo questa razza, però ce lo direte, mi raccomando. Vi informeremo sicuramente. Bravissimi. Sentite, io non lo chiedo mai, ma siete talmente belli che voglio concludere questo servizio con un bacio di questa coppia meravigliosa. Me lo fate? Sarà. Senti! Che bella coppia! Ferrari, questi sembrano felici. Questi sono felici. Lo sono veramente. Lo sono veramente. Figli? Si intuisce. Figli? Figli, allora, ne vogliono avere, come hanno detto nell'intervista, lei vorrebbe averne addirittura 2 il prima possibile vicini. Lui infatti dice two che is meglio che one. Lui invece ha detto basterebbe anche 1, per cui vedremo chi l'avrà vinta. E ce l'hanno un sogno adesso? Figli, massimi sistemi, più in concreto? Allora, continuare la carriera di successo, di grande successo per quanto riguarda Massimo, perché ha ancora tanto lavoro davanti a sé. Per quanto riguarda la vita privata, invece, pensa che bello, anche qui si vede come sono semplici e credono nelle cose comunque importanti. Stanno costruendo una casa sulle colline di Cecina, in mezzo agli ulivi, e il loro sogno è di rifugiarsi lì. Hai un po' di invidia per questa cosa, eh? Lo so. Anch'io. Sì, perché Cecina è bella e la campagna e i dintorni sono fantastici. Pietra su pietra si costruisce una casa, ma anche un'unione destinata a durare. Nel tempo, è l'augurio che facciamo a questa splendida coppia. Ma un segreto invece, una servata dell'ultima ora? Ma guarda, sai cosa c'è di bello da dire di questa coppia? Che non c'è nessun pettegolezzo nei loro confronti. Bello, perché ci piace. Sono proprio belli, innamorati, e ci auguriamo che stiano sempre bene così come lo stanno adesso. E allora, cara Ferrari, stretta la foglia, larga la via, dite la vostra, che io ho detto là. Là? Là? La mia! La mia, non la sapevo questa! Non la sai? No! E vissero felici e contenti, Ferrari. Che Ferrari! Vergogna. Alla prossima! Io ho vissuto 10 anni.